Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Questa mattina è davvero mattutina e in realtà sono all'aeroporto di Milano, sono atterrato appena ora e il rischio è che se non la faccio ora, oggi non riesco a farla. Quindi zuppa di prima mattina e bisogna avere un po' di pazienza. Se non siete ancora svegli ve la potete vedere dopo. Vi ricordo che come sempre è su YouTube ed è condivisa ovviamente sul mio sito nicolaporro.it. Anzi, ringrazio tantissimi che ieri sono andato a vedere la mia, diciamo, un po' arrabbiatura sul 1º maggio. Anche oggi ne parleremo perché oggi è il primo giorno di uscita dei giornali dopo il 1º maggio. Ciao Alberta, buongiorno, eccoci. E Alberta è una che si sveglia presto. Andiamo a vedere quello che è successo oggi sui giornali e quello che raccontano i giornali oggi. Ovviamente raccontano l'ultimo pezzo della saga politica italiana, Di Maio, Salvini. A che punto siamo arrivati? Siamo arrivati ai seguenti punti. Ve li sintetizzo perché così come i giornali, secondo me, non dovrebbero dedicare più di 1 o 2 pagine, non dovremmo dedicarne troppo anche noi. Prima questione: Salvini dice datemi il preincarico, poi vado a trovarmi voti in Parlamento. Seconda questione: Di Maio, che dicevamo avesse flirtato con Salvini fino a ieri, lo sbaciucchiava come si vedeva nei murales romani. Beh, insomma, Di Maio adesso lo attacca su una questione davvero risibile. Dice Salvini non vuole andare alle elezioni anticipate perché non ha soldi, o meglio ancora, i soldi ce l'ha Berlusconi e quindi, siccome gli dà la paghetta, lui non può andare a elezioni. Nel frattempo Mattarella non vuole dare un incarico a Salvini, questo è il titolo del giornale. Quindi, insomma, si può dire che Salvini e Di Maio siano i ferri corti, che Mattarella non vuol dare un incarico a Salvini e che quindi si fa sempre più verosimile l'ipotesi di un governo del presidente. Nel frattempo, retroscena del Messaggero, si sono visti i pentastellati che sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle per i più diversi motivi, perché avrebbero iniziato a fare la piccola prima iniziale pattuglia dei responsabili. Seconda questione: oggi c'è la direzione del PD, sono divisi, pare, su tutto, ma i numeri che dà la Meli, che è sempre molto informata, anche se viene considerata eccessivamente renziana, sono molto semplici, e cioè 39 senatori su 52 stanno con Renzi, 80 deputati su 111 starebbero con Renzi e 120 membri della direzione su 210 starebbero con Renzi. In realtà questi 120 della direzione, secondo altri, sono 105-106, insomma sono i conti della serva. Per oggi pomeriggio lo vedremo. Quello che invece sembra abbastanza chiaro è che Renzi goda di una certa maggioranza nei suoi parlamentari e che quindi possa far passare, come dice oggi in un retroscena sempre la Meli, la sua linea, che è quella di discutere pure col Movimento 5 Stelle, ma non si può certo pensare di immaginare di fare un governo con loro. Calenda oggi è interessante nella sua intervista, come spesso fa il ministro dello sviluppo economico, è interessante quando parla di economia e non quando parla di politica. Sulla politica transeamus, quello che dice per esempio Calenda è ci vorrebbe 1 anno e mezzo per fare la terza repubblica, beato lui. Purtroppo la gestione del paese non è esattamente quello di un'azienda, anzi è molto più complicato, dovrebbe essersene ormai accorto anche Calenda. Sulla questione invece Calenda del trumpismo o antitrumpismo, è molto interessante la sua analisi sui dazi, che ovviamente voi sapete noi detestiamo, ma la cosa che lui dice: attenzione a rendere le cose semplici, perché c'è effettivamente un grande squilibrio commerciale tra Stati Uniti e America, Stati Uniti, scusatemi, ed Europa, cosa che noi talvolta ci dimentichiamo, Salvini forse qualche volta se lo dimentica, ma tanti altri che noi conosciamo. Lo squilibrio è pari a 120 miliardi di deficit che hanno gli Stati Uniti rispetto all'Europa, devo dire gran parte dovuto alla Germania, non certo a noi italiani. Ma la cosa più interessante, aug Giorgio, è che noi tassiamo soprattutto e diamo e abbiamo e applichiamo dazi, sapete a che cosa? A una delle componenti più forti di questo deficit, cioè le auto. Cioè l'Europa applica dazi all'America 4 volte superiori riguardo alle auto. Allora non è che Trump che fa il cattivone, è un sistema che forse bisognerebbe un pochino sciogliere in maniera più coordinata. Insomma, interessante il pezzo di Calenda. Orrendo, come sempre, e dovrebbe essere moderato, quello che dice Abu Mazen, il presidente dell'autority palestinese, che certamente rispetto a Hamas è un moderato, ma quando senti dire che la Shoah è stata colpa anche degli ebrei perché nella vita hanno fatto solo gli usai banchieri, beh, insomma.
Insomma, allora uno pensa che cosa vuol dire l'antisemitismo, capisce perché i palestinesi, anche moderati, vogliono la morte dello Stato Israele e soprattutto è molto bello il pezzo oggi di Vittorio Masciascia sul giornale che ricorda come Bartali e una certa parte dei cattolici italiani salvassero gli ebrei facendo dei documenti falsi in Italia durante le leggi razziali, insomma rischiando la vita e come in realtà il pregiudizio nei confronti dei degli ebrei è duro a morire. Quello nei confronti di Berlusconi, diciamo, si parva licet perché proprio questo l'ha usato come argomento riguardo al Movimento 5 Stelle. Non vogliamo fare nessun accostamento, però è eterno. Oggi, leggendo tutte le recensioni sul film di Sorrentino, compresa quella di Mascheroni sul giornale, mi sembra di capire che l'idea di Sorrentino sul film Loro, prima parte e seconda parte, è quella di descrivere più che altro non un Berlusconi politico, ma un Berlusconi egocentrico. Elena Sofia Ricci immedesima nella storia della moglie di Berlusconi, forse aggiungerei io un po' troppo, pensa di essere davvero Veronica, ma comunque, insomma, diciamo l'actor studio all'italiana. Sorrentino fa interviste per tutti e Mascheroni, vi ripeto, dice, insomma, il film alla fine è anche un film, diciamo, non di quelli schierati contro Berlusconi. Feltri trascia sul suo giornale, dice, io delle mutande di Silvio Berlusconi sono interessato zero e quindi non andrò a vedere il film, comunque non mi interessa questo film. La crescita dell'Italia è bassa perché cresciamo all'1,4%, il titolo del Sole 24 Ore, parliamo di soldi, di economia, ma la cosa che è incredibile, e lo nota Giuseppe De Filippi molto bene sul foglio, in prima pagina, dice quando esattamente il giorno dopo di quella minchiata del concertone in cui si parla dei diritti del lavoro, eccetera, escono i dati che dicono che in Italia c'è il dato migliore sull'occupazione da quando è nata la serie storica che certifica il tasso degli inoccupati, cioè quelli che non cercano lavoro e che non hanno lavoro, cioè è il dato più basso nella serie storica. In realtà l'economia sta un po' scendendo, l'occupazione è in positivo, è chiaro perché sono disallineati gli andamenti di queste due cose, ma la cosa che mi piace molto è la tesi di De Filippi sul fatto che questi ragazzi che vanno a farsi il primo maggio in realtà si fanno forse una cannetta di troppo e un ragionamento in meno. Bilancio UE è un giornale sobrio come il fatto, quello che ci spiega che noi siamo tutti dei populisti, dici la UE ci ruba 7 miliardi, stanno approvando il bilancio europeo, ci spiega il Sole 24 Ore in maniera direi un po' contorta ma molto diciamo definita, quello che succede è molto semplice, la Brexit porta 12 miliardi di contributi in meno da parte della Gran Bretagna, quindi toccherà a tutti noi e soprattutto all'Italia avere meno contributi e pagare un po' di più, insomma sono cavoli neri. Altra storia, oggi è fantastica, bisognerebbe conoscerla meglio, bisognerebbe approfondirla, è una di quelle cose che a me appassionano, è il sovrano militare ordine di Malta, SMOM, dei Grand Balì. Beh, è stato eletto un italiano, si chiama Fra Giacomo della Torre e c'è una guerra segreta fortissima tra i principi tedeschi e il resto del mondo. E questo vuol dire soldi, patrimoni, quattrini. Stiamo parlando di uno Stato sovrano che ha possedimenti inimmaginabili, compresa l'Italia. Ha vinto l'italiano, non avveniva da tempo e però l'incaricato del Papa si è presentato ieri all'Assemblea. Chissà se per influenzare o meno, ma insomma si tratta di uno dei veri grandi poteri forti economici che ci sono in questo paese e non solo in questo paese, in cui gli scontri sotterranei sono storie non da Dan Brown, ma secondo me da giornalista, ma da giornalismo investigativo di cui non abbiamo più tanto tempo. Bene, direi che per oggi è tutto, sui giornali c'è questa roba qua, vediamo più tardi se ci sono altre novità che meritano di essere commentate. Ricordatevi nicolaporro.it il sito per tutte le informazioni. Saluto tutti quanti voi e noi sempre più nella melma, dice Silvana. Non lo so se siamo tutti più sulla melma, dobbiamo un po' crederci di più. Ciao Isabella, ciao Giuliana che ci danno il buongiorno e il benvenuto. Io vi do a tutti quanti voi un in bocca al lupo per una giornata che è partita con la zuppa davvero presto. Condividete se vi piace. Ciao!